Bentornati, Confini, questa puntata chiude la nostra campagna di primavera, anche perché ormai è arrivata l'estate, e dopo un lungo lavorio paziente di contatto e di attesa, possiamo chiudere questa puntata con un ospite, con una persona che oggi parlerà con noi in diretta telefonica, per questioni di campo e di connessione abbiamo dovuto utilizzare il mezzo, ma comunque sia il contenuto è molto più importante della forma e della connessione, questo sicuramente. Con noi, per chiudere degnamente questa serie, una riflessione, una ricerca, quindi anche una ricava, un insieme di informazioni e di teorie che sono, secondo noi, state chiarite e soprattutto sono rivelate aderentissime agli scenari che si sono poi verificati in questi ultimi anni. E quindi le ricerche acquistano ancora maggiore valore per il loro, diciamo così, la loro capacità di avere capito i tempi che stavamo andando a vivere in quest'ultimo periodo. Insomma, una persona comunque sia dalla mente assolutamente aperta e che spazia e che ci ha aiutato anche a spaziare. È con noi oggi l'avvocato Marco Della Luna, che ringraziamo per la sua gentilezza in viaggio. Avvocato, buongiorno. Questo viaggio la porterà verso lidi felici, si spera, anche in villeggiatura, in vacanza o lavoro. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a tutti. È una, immagino sia un, però, viaggio di piacere o viaggio di lavoro? Lavoro. Ah, vabbè, allora sarà sicuramente un impegno, comunque cercheremo di non sottrarle troppo tempo. Allora, no, andate avanti. Ah, magnifico. Allora, la sua riflessione spazia attraverso i libri che ha scritto, i suoi lavori pubblicati nel corso degli anni, ha cercato di capire, di analizzare quella che è la situazione fondamentalmente di conflitto tra un'umanità sottomessa, un'umanità in qualche modo schiavizzata, in qualche modo vessata da un potere, da un'elite che attraverso vari strumenti, vari mezzi, la moneta, la tecnologia e addirittura la demografia, sta cercando di ridimensionare, di governare, di disgregare l'umanità nelle sue varie manifestazioni. Quindi la sua analisi, la sua ricerca ha cercato di mettere alla luce questo delitto, questa serie di delitti nei confronti dell'umanità perpetrati nell'arco della storia attraverso vari mezzi. È curioso che però la sua analisi, la sua ricerca si sia mossa da elementi, diciamo così, concreti come la tecnologia, come la moneta, fino ad arrivare a una riflessione di carattere filosofico e ontologico, qual è quella del suo ultimo lavoro, che è appunto Terminus. Un lavoro che proprio va a cercare, secondo noi, e penso anche secondo altri, gli elementi ultimi di questa situazione di conflitto, perché in effetti quello che adesso è in discussione, e lei penso sia d'accordo con me, è l'essenza ultima del concetto di uomo, il concetto ontologico di uomo, perché noi vediamo intorno a noi tutta una serie di elementi che ci fanno sospettare che una certa parte dell'umanità abbia perso proprio quella capacità del senso del limite e che stia andando a parare verso lidi superumani che non sono forse propri della condizione concreta, spirituale dell'uomo in quanto tale, psicologica dell'uomo in quanto tale. Però, adesso le lascio la parola, ci descriva un po' la situazione di adesso, ecco, ci faccia un suo dipinto della situazione attuale, poi andremo cercare di porre la lente di ingrandimento su alcuni aspetti di questo quadro che lei adesso ci dipingerà. Le lascio la parola, prego. Premesso che non esistono società democratiche, perlomeno società organizzate che siano democratiche, ma tutte le società sono governate da un'elite, da un'oligarchia, premesso che questa oligarchia ha un rapporto con le classi governate analogo a quello che l'allevatore ha col bestiame, cioè un rapporto strumentale, utilitario. Premesso che in questo rapporto, per ottimizzare la gestione degli uomini bestie, si usano tutti gli strumenti che via via la tecnologia rende disponibili e che oggigiorno la tecnologia rende disponibili, strumenti potentissimi e a cui è pressoché impossibile resistere, anzi in buona parte sono segretati, tecnologicamente segretati, perché la tecnologia
è un segreto militare o corporate. Tutto ciò premesso, quello che viviamo oggi è un passaggio da una fase storica in cui le masse di lavoratori, di combattenti, di coloni, di consumatori, di contribuenti avevano un'utilità per le classi dirigenti, a una fase in cui non hanno più utilità. I popoli, come sottotitolavo un mio libro del 2010, sono diventati superflui. Il libro si intitolava Oligarchia per popoli superflui, l'ingegneria sociale per la decrescita infelice. Noi stiamo vivendo l'applicazione della ingegneria per la decrescita infelice. Perché i popoli, cioè le masse, rispetto a 30-40 anni fa, stanno perdendo, sono venute perdendo diritti, possibilità di partecipazione decisionale, a servizi pubblici, quote di reddito in favore del capitale finanziario? Risposta: perché le masse, i popoli, sono sempre meno utili. Noi abbiamo avuto un passato in cui c'erano condizioni di monarchia assoluta, ma c'era anche una dipendenza assoluta della monarchia dal suo popolo e dal suo territorio. Il re Sole, Luigi XIV, era un monarca assoluto, ma non poteva far nulla, non era nulla senza i francesi e senza la Francia. Quindi c'era una solidarietà non morale, ma funzionale, che univa il vertice con la base. Oggigiorno i vertici sono unificati geograficamente, anzi al di fuori della geografia, dalla moderna tecnologia. I vertici del potere sono ormai collocati in un luogo extraspaziale, che è l'internet, la rete, sono unificati. La finanza è soprattutto globalizzazione, o meglio, la globalizzazione è soprattutto globalizzazione della grande finanza e della grande tecnologia, mentre non servono più, perché non hanno più applicazione, le grandi masse di operai, di contadini, di combattenti, di coloni che servivano al potere politico in passato. Quindi, servendo meno, perdono capacità di contrattazione sociale e vengono gradualmente privati di diritti e di reddito. È questo che manca nell'analisi, ad esempio, di un Piketty, il suo famoso libro sul capitalismo oggi, nel XXI secolo. I popoli sono divenuti superflui, quindi possono essere smaltiti, ridotti. E io in quel mio libro del 2010 predissi che si sarebbero applicati dei metodi, anche metodi sanitari, per ridurre la popolazione, il che sta puntualmente avvenendo, e per privarla di qualsiasi strumento di controllo, di resistenza all'apparato del potere. Questo per quanto riguarda il primo tema su cui lei mi ha sollecitato, le mie ricerche ultimamente sul funzionamento della società. Come funziona? Dove va? Noi andiamo verso una società ridotta allo stato zootecnico. L'uomo viene ridotto alla condizione di animale di allevamento, in cui l'allevatore decide, monitora e decide tutto quello che entra e quello che esce, in termini di cibo, in termini di deiezioni, in termini di farmaci, in termini di informazione, comunicazione e spostamenti. Va bene, era interessante questo suo affresco iniziale, molto generale, molto interessante e ricco di suggestioni. Cominciamo col fare una domanda più specifica. Allora, molti dicono, molti ricercatori, molti pensatori, coloro i quali riflettono rispetto a questo tema, questa situazione, questo contesto, che gli ultimi 2 anni sono stati una sorta di accelerazione su questo processo.
Non so se lei è d'accordo su questo ragionamento, su questa opinione. E se è d'accordo, secondo lei, per quale motivo è stato accelerato questo processo che di solito veniva diluito nel corso di decenni, nel corso, diciamo così, dei periodi molto lunghi in cui la società veniva, diciamo, modificata attraverso cambiamenti molto graduali e quasi sotterranei? Secondo lei, perché, se esiste questa accelerazione, perché è stata operata? Possono esistere, possono essere l'opera di diversi fattori di accelerazione. Certamente è stata preparata molto tempo fa. Nel mio libro, che ho già citato, Oligarchia per popoli superflui, 12 anni fa dicevo che si sarebbe arrivati a un'azione di riduzione della popolazione mediante sterilizzazione e degrado biologico degli esseri umani attraverso false pandemie decretate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e vaccinazioni forzate con sostanze tossiche. E oltre che con la proibizione dell'uso di integratori alimentari, il peggioramento della qualità del cibo, l'impoverimento di determinate sostanze. Può darsi che il fattore scatenante che ha fatto accelerare le cose, quello che ha fatto decidere per passare oggi all'azione, sia stata la raggiunta instabilità e insostenibilità del sistema finanziario. Già nella primavera-estate del 2019 ci sono state riunioni ai vertici delle autorità monetarie in cui si diceva non si può andare avanti così, qui i mercati saltano. Dopo 10 anni o più di 10 anni di quantitative easing, di enorme immissione di liquidità non per l'economia reale ma per sostenere i mercati speculativi, finanziari, non ce la si faceva più. Tassi intorno allo zero. Grande liquidità ma scarsa capacità di investimento produttivo avevano portato a una situazione che rischiava quello che sta avvenendo adesso, cioè un tracollo delle borse. Bisognava raffreddare l'economia finanziaria e mettere sotto controllo la gente, abituare la gente a stare nei recinti. E questo è servito il lockdown, la campagna di disinformazione governativa è dall'ONU stessa che lo ha costruita, che ha costruito i presupposti per il lockdown, il raffreddamento dell'economia, adesso vediamo tutto svolgersi, ma il meccanismo era stato costruito e avviato in precedenza. Già mi ricordo ai tempi della cosiddetta peste aviaria, la peste suina, c'erano state prove in questo senso. E anche qualche autorità giudiziaria era intervenuta, compresa la nostra Corte dei Conti, sui contratti di acquisto dei vaccini da parte del governo, sulle illiceità delle pratiche, cioè dei contratti segreti, appalti segreti, mancanza di trasparenza, esclusione della responsabilità per danni. Quindi c'era già un intervento, diciamo così, una avvisaglia di quello che sarebbe successo. Quindi, secondo lei, secondo anche altri, diciamo, ricercatori, c'è questa accelerazione dovuta al fatto che il sistema stesso stava cercando di proteggersi per riuscire ad arrivare a stabilizzare la sua condizione e poi avviare questo processo. Questo è un livello della discussione che è molto importante. Il livello però sale ulteriormente perché si capisce come a questo tentativo di avviare questa trasformazione in senso demografico della popolazione se ne sta accompagnando un altro che è un senso tecnologico. Perché se da una parte c'è il tentativo di rendere questa popolazione sempre più povera, sempre più
sempre più piccola in termini demografici, sempre più sottomessa, dall'altra c'è un'elite tecnologica che sta cercando di fare un salto non soltanto tecnologico, ma anche, se vogliamo, ontologico, anche di condizione che non è indifferente. Vediamo, forse, cioè, anzi, sicuramente lei se ne è avveduto, ne è consapevole, perché è come noi, ha, insomma, gli occhi aperti e la mente che spazia. Vediamo individui palesemente anziani, vecchissimi, a capo di enormi agglomerati tecnologici e di potere, che cercano di costruire un mondo di domani che è completamente alieno da un concetto di umanità vero e proprio. E si tratta di persone che hanno 80, 90 anni, ma queste persone hanno smarrito il termine, cioè, dove sta andando questa elite tecnologica? Si sta costruendo un'elite tecnologica che vorrebbe l'immortalità, la longevità a lungo termine. Che sta succedendo? Si vogliono staccare proprio dal concetto di umanità. Questa elite vuol diventare una sorta di, come si può dire, di agglomerato di semidivinità tecnologiche, secondo lei? Ritorno a quello che dicevo in apertura. Per il governante, i governati sono praticamente animali d'allevamento, animali di utilità. Se diventa possibile modificare attraverso interventi di ingegneria genetica, di ibridazione o altri, le caratteristiche biologiche e comportamentali degli animali di utilità, lo si fa. Lo si fa, punto. Non è un rinunciare, voltare le spalle all'umanità, è semplicemente la logica dell'azienda zootecnica. Cioè, pensi, gli allevatori di gatti persiani, poiché lo standard del gatto persiano richiede il naso rincagnato, attraverso la selezione sono arrivati a produrre dei gatti che hanno un naso così rincagnato che talvolta muoiono soffocati, hanno difficoltà di respirazione che arrivano fino alla morte. Per rispondere a una logica astratta di bellezza. Eppure il gatto è un animale che viene allevato per bellezza e anche per compagnia, cioè con un certo rispetto. Figuriamoci quando si tratta di galline, di bovini, di pecore. Viene meno anche quel minimo di empatia che protegge in qualche modo i gatti. Capisco, Però ecco, sì. se voi andate a leggere, non nella prima edizione che è esaurita, ma nella seconda del 2018, libro Oligarchia tra popoli superflui, a pagina 300, capitolo I piccioni di Piazza San Marco, trovate la descrizione di quello che è avvenuto nel 2020. Stessa identica cosa, ecco. Esattamente quello che è avvenuto. Perché io lo sapevo già, perché c'erano già tutte le predisposizioni per farlo. Erano state fatte le prove. Io ho descritto quello che poi è avvenuto perché ho letto i fatti. Beh, sicuramente sì, l'analisi dei fatti attenta come la sua ha messo insieme, ha stilato questa teoria, questa che è una specie di profezia, ma non è che una profezia, una previsione dovuta all'osservazione dei fatti oggettivi così come sono. Sì, quello che volevo cercare di comprendere col suo aiuto è che c'è, cioè, la condizione di questi uomini, visto che lei ha avviato un'indagine, un'analisi anche antologica, filosofica, molto interessante sul senso del limite. Io immagino questi esseri umani, ok? Questi, possiamo parlare di un Klaus Schwab, di un Soros, ok? Individui che hanno raggiunto una certa. Parliamo anche di un Mario Draghi. Mario Draghi, ecco, sto per rimanere in tema. Christine Lagarde. Sì, assolutamente sì. Personaggi di questo tipo, ecco. Cioè, siete mortali anche voi, siete umani anche voi, non è che avete una longevità di migliaia di anni. Per cui il vostro, il mondo disegnato da voi, quello che state cercando di disegnare, non lo vedrete. Per cui, perché, a meno che non abbiano una tecnologia, questi individui, la capacità, la consapevolezza di riuscire a travalicare questo limite, il limite dell'uomo comune, comunque sia, sono uomini organici a un progetto. O sono anche loro pedine di un progetto superiore, o loro stessi hanno una specie di consapevolezza di riuscire a travalicare un certo tipo di limite. E questa è la domanda che mi tormenta.
e che non tormenta soltanto me, che vorrei, a cui vorrei cercare di dare una risposta anche con l'aiuto delle sue riflessioni. Perché questi uomini non sentono più questo limite, o non lo, proprio non lo percepiscono, o sono consapevoli di riuscire a Ma travalicarlo? non lo percepiscono. Se io ti percepisco come un pollo, non ho esitazioni morali a tirarti il collo. D'accordo, benissimo. Il problema è che sia io che il pollo un giorno moriremo. Per cui il pollo morirà per colpa delle mie nefandezze. Io comunque morirò perché sono mortale quanto il pollo, sebbene il pollo sia, nella mia visione delle cose, inferiore a me. Per cui hanno perfettamente questa consapevolezza. Questi si credono dei, in qualche modo, hanno una consapevolezza divina di se stessi. Non ho altra spiegazione. Luciferina, lo so, se Luciferina più che divina, ma io non so che meccanismi psicologici siano all'opera, ma un meccanismo psicologico potrebbe essere questo: più uccido gli altri, più sono io la morte e quindi mi proteggo dalla morte, mi identifico con la morte uccidendo gli altri, quindi divento il soggetto attivo della morte. Questo può essere un meccanismo, oppure quello della infinità monetaria. Io non posso forse attingere l'infinità della mia durata biologica, però posso attingere l'infinità della ricchezza. I numeri sono infiniti, io mi espando nella finanza, mammona, ecco perché Gesù diceva che fondamentalmente la scelta è tra lui e mammona. Perché Mammona, cioè lo spirito della cupidigia, compete con Dio? Perché anche il denaro è infinito, il denaro come numero, il denaro finanziario che già esisteva ai tempi di Gesù, anzi esisteva molto prima, il concetto di denaro finanziario, non la moneta fisica. I numeri hanno questa magica proprietà di essere infiniti. L'infinità che si può raggiungere è quella numerico-finanziaria, ma queste sono speculazioni. Certo, ma sì. Beh, vabbè, ma può fare. Sì, prego. Se lei studia, cioè, la psicologia sociale, soprattutto la psicologia aziendale e commerciale, del marketing, lei vede come l'essere umano, che è il cliente, il potenziale cliente, che costituisce, che nel suo aggregato costituisce il mercato, viene studiato come in modo naturalistico, cioè, quali sono le sue motivazioni, i punti deboli, come condizionarlo, come motivarlo, come spingerlo da una parte o dall'altra. Se lo si tratta in modo puramente manipolatorio e strumentale, lo si concepisce così. Ma quando ti abitui a concepire le persone in questo modo e a trattarle in questo modo, non le percepisci più come persone. Le percepisci come fattore di produzione. Capisco. Non Quindi, so se mi sì, spiego. perfettamente. Quindi lei mi sta dipingendo gli scenari psicologici, mentali, insomma, gli scenari, diciamo, di trasformazione anche della percezione da parte di questi individui. Io ne ricavo che se fosse così, ci troveremmo di fronte a una forma di dissociazione mentale, anche di malattia, se vogliamo, di patologia, Si sforza? Sì, prego. L'allevatore di vacche da latte, deve far sì che le vacche restino incinte, cioè le deve ingravidare, perché se non rimangono incinte non danno latte. Bene? Però dai parti nascono tanti vitelli maschi quante vitelle femmine. I vitelli maschi non servono a produrre il latte, perché noi maschi non si possono mungere. Allora, che cosa avviene dei vitelli maschi? Vengono macinati, vengono buttati in una tramoggia e poi macinati. E chi ci pensa? Secondo lei, gli allevatori che gettano questi vitellini maschi nella tramoggia sono disumani? Beh, da un punto di vista dell'empatia nei confronti di una creatura che soffre, sì, assolutamente. Per cui, poi ovviamente si può anche obiettare del fatto che sto facendo un ragionamento antispecista, animalista, vegano, però
Però ovviamente c'è una discrimine importante, che è quella che l'empatia nei confronti di un essere che soffre. Più questa empatia è ampia, più la percezione della sofferenza è grande e meno magari si ha scrupolo, cioè più si ha scrupolo nel fare certe cose rispetto che altre. Quindi abbiamo di fronte personaggi che, come giustamente ha detto lei, hanno completamente eradicato questo genere di empatia nei confronti di qualsiasi creatura vivente, o magari l'hanno ribaltata completamente, invece di ampliarla l'hanno ribaltata dando magari per più importante magari la vita di diciamo così di specie animali, che per carità hanno il diritto di vivere e di esistere, rispetto a quella dell'uomo, che a detta di molti e alcuni sono semplicemente degli inutili consumatori di ossigeno e mangiatori, come è stato definito l'uomo. Sì, prego. Sì, sì, è proprio così. L'ha detto Christine Lagarde, quella che ha adesso annunciato la fine del sostegno della Banca Centrale Europea ai debiti pubblici, ha detto che la Banca Centrale Europea non è lì per evitare la crisi dello spread. Ecco, questa Christine Lagarde ha anche detto che i vecchi danneggiano la società perché consumano senza produrre. Infatti, che cosa avviene? Le vacche da latte vengono indotte, spremute con ormoni, con stimolazioni chimiche, a produrre una grande quantità di latte, ma rapidamente si consumano. Quando sono finite, quando non sono più redditizie come vacche lattisere, vengono anche quelle macinate. Chiaramente, quindi il destino dei poveri animali è anche quello. Ragione di più per cercare di consumare meno carne, a mio avviso. Ma vabbè, questa è la mia opinione personale. No, il paradigma che ci viene trasmesso, anche da Berlusconi, è stato forse proprio il primo. La società deve essere un'azienda efficiente, sì, ma efficiente nell'interesse di chi? L'azienda è efficiente sempre nell'interesse di chi la gestisce. E non sono i pensionati gestiti. Cioè, quando la società sarà stata aziendalizzata, tutti i superflui verranno eliminati. Questo è il punto. Chiaro. A questo siamo diretti. Ci resterà una certa quantità di servitori, cioè le vacche da latte. Vacche da latte, finché produrranno bene il latte, verranno tenute. Tutto il resto verrà eliminato. Chiarissimo, chiarissimo, direi. Più chiaro, brutalmente chiaro, ecco. Sa, perché stavo insistendo sulle questioni tecnologiche. Come lei ha detto inizio di conversazione, molte tecnologie che vengono applicate, che vengono tuttora utilizzate, sono anche segrete, non rivelate, celate, e sono parte di questo esercizio di potere attualmente in corso, e lo saranno anche in futuro prossimo, perché è plausibile che la tecnologia che noi abbiamo a disposizione come consumo quotidiano sia 10 anni indietro rispetto alla tecnologia che questi individui hanno in realtà in mano e che stanno applicando, perché c'è sempre uno scarto. 15-20 anni indietro. Ecco, quindi immaginiamoci che tipo di tecnologia loro possono sfruttare per attuare questo esercizio di potere. Però mi incuriosiva una notizia che ho letto da poco, un mese fa, su una giornata internazionale che è appunto Russia Today, che ormai è diventato, poi parliamo anche di quello, è diventato il paria dei giornali online, ormai è censurato e quant'altro, si sa il perché. Una notizia che riguarda proprio una scoperta di alcuni, un esperimento di alcuni scienziati che sono riusciti a riportare delle cellule viventi 10 anni indietro in termini di invecchiamento, e hanno sperimentato questa tecnica e pubblicato la notizia. Ora mi sono chiesto, se questi scienziati sono riusciti a rifare ringiovanire delle cellule di 10 anni in laboratorio e hanno pubblicamente annunciato questo loro risultato, cosa può essere successo nelle segrete stanze rispetto a questa pratica, e cosa potrebbe la LID fare per sfruttare questo genere di scienze? Lo sta già facendo? La mia domanda è questa, che si collega al famoso senso del limite di cui parlavo prima, cercando di capire con lei questi dove vanno a parare con il loro limite umano, ecco. Quindi la mia domanda è stata: ma non è che questi stanno cercando di disegnarsi, di costruirsi una longevità artificiale attraverso dei mezzi tecnologici? Quindi si ricollegherebbe al loro tentativo di plasmare questo mondo nei tempi a venire? Lei cosa ne pensa? Ed è impossibile, l'uomo ha sempre cercato di realizzare una immortalità, una longevità tecnologica legata a operazioni ingegneristiche, per esempio la lunga vita. Pensiamo anche alla
Enuma en Fish, o Enuma Enlil, l'epica sumero-babilonese, in cui l'eroe Gilgamesh va a raccogliere sul fondo di un lago la pianta dell'immortalità, ma poi un pesce gliela ruba. C'è sempre stata la ricerca di una immortalità corporale. Quindi stanno cercando di realizzare questa immortalità attraverso mezzi tecnologici. È plausibile che ci tenteranno e ci proveranno e qualcuno ci riuscirà anche. Quindi è lì il discorso inquietante, ecco, attenzione a questo prometeo. No, non è impossibile, riuscire a questo. L'immortalità temporale, materiale, è sempre legata alla materia. Certo. Quindi è sempre temporanea, è un prolungamento indefinito. Certamente. Quindi in pratica vorrebbero costruirsi una sorta di longevità, ecco, più che immortalità tecnologica, che questo potrebbe, che nei termini è pericoloso altrettanto, perché questi individui continuerebbero a imperversare in questo pianeta cercando di rovinare la vita. Ecco, volevo farle, adesso, torniamo un pochettino sulla Terra, ecco, intanto, no? Mi chiedevo e volevo chiederle, in tutto questo, in questo scenario di progressivo, diciamo così, organizzazione e brutale ridimensionamento della società, anche sia in termini economici che in termini politici che in termini demografici, il fattore Russia è stato secondo lei un elemento imprevisto, un fattore di disturbo, un sabbia negli ingranaggi? Cosa ne pensa? Nella costruzione di un mondo e una cultura unipolari, tecnocratico-finanziarie, orwelliani, in cui la Cina guida e gli Stati Uniti seguono, la Russia restava un elemento di disturbo, forse un sassolino nell'ingranaggio. La Russia è sempre stata da tempi di Reagan, dello scudo, come si chiama, scudo spaziale, scudo stellare, oggetto di una pressione, un attacco economico-finanziario, cioè è stata sfidata in una gara ad armamenti sempre più costosi. Poi l'incidente di Chernobyl le ha dato il colpo finanziario finale, assorbendo moltissime risorse, costringendola a tagliare molti programmi, anche militari, perché Chernobyl è costato moltissimo alla Russia, all'Unione Sovietica. A quel punto l'Unione Sovietica si è disgregata, abbiamo avuto il periodo di Boris Yeltsin, l'alcolista filo occidentale, che l'ha molto indebolita prima naturalmente che crollasse. E, tuttavia la Russia residuale, Russia di Putin, ed è tuttora un fattore di competizione, non dico di alternativa, però di competizione, di ostacolo alla realizzazione di un mondo unificato sotto un unico paradigma sociale, sotto un'unica tecnologia di controllo della società, ed è stata anche recentemente, cioè dopo la fine dell'Unione Sovietica, oggetto di una pressione, una graduale estensione della NATO fino ai suoi confini, creazione di stati vassalli, come anche l'Italia. L'Italia è stato vassallo dagli Stati Uniti dal 45, dopo la capitolazione di Cassibile. E anche l'Ucraina diventava una provincia dell'impero del dollaro. Forse Putin ha pensato di giocarsi le ultime carte, perché l'economia russa è piccola, il bilancio della difesa di Mosca è un decimo di quello di Washington, quindi solo per pochi anni la Russia poteva pensare di mantenere nel settore degli armamenti strategici una qualche superiorità o competitività. Nel resto era già nettamente inferiore, come vediamo, ai paesi della NATO, e
quindi si è giocata queste ultime carte. Beh, però giocando, non so se sì, le vada bene. No, per carità, però giocando... Però intanto forse è andata male sul piano militare, però ha scatenato questo disastro finanziario, lo scoppio della bolla finanziaria speculativa che era stata costruita dalle nostre autorità democratiche, che combinandosi con la crisi alimentare e con il rallentamento degli scambi, delle forniture, quindi anche delle produzioni di automobili e di altri beni, potrebbe cambiare il mondo. Senza dubbio. L'abilità dello statista, ecco, vabbè, a parte i giudizi di valore, l'abilità dello statista è stato quello di sfruttare con qualche rapida mossa di scacchi questa superiorità temporanea di cui lei ha parlato per squilibrare l'avversario quel tanto che bastava per scoprire diciamo così, le debolezze e poterle sfruttare. Perché se è vero che ovviamente l'agglomerato NATO, l'agglomerato Occidente a livello tecnologico alla lunga può prevalere, è anche vero che nel breve periodo, con qualche diciamo così, mossa scaltra, si può cercare di metterlo in squilibrio in modo tale da fare in modo che le debolezze intrinseche del sistema lo facciano collassare. Quindi lì la superiorità tecnologica perde di valore perché non può essere utilizzata nel breve periodo. Quindi sta lì la scaltrezza, ecco, secondo me. Anche il fatto sì, di. Sì. Sono d'accordo con lei. Hanno visto qual è il punto fragile, il punto delicato dell'Occidente, cioè la sua bolla finanziaria, hanno colpito. Quindi è interessante questo scenario, per cui sì, può cambiare il mondo proprio perché ha messo a gambe all'aria il sistema sfruttando quella che era la classica mossa di judo, sfruttare la forza dell'avversario sì. Contro di lui, perfetto, niente di più, sì. Infatti tutti i campioni di judo, comunque sì esatto, quindi ci siamo proprio dentro diciamo. Oh, allora... Il tallone d'Achille, esattamente, la freccia di Paride che va a colpire proprio sul tallone, direi una citazione letteraria che andava proprio benissimo. Dunque, per diciamo così, andare un po' anche verso la conclusione di questa chiacchierata, vorrei fare spendere due parole sul suo discorso di carattere ontologico, sul senso del limite. Allora, la domanda mia è questa, io ho avuto modo di esplorare un po' i concetti cardine, anche la storia, il concetto di richiamo storico, il concetto di essere, il discorso ontologico, è un discorso che parte dalla filosofia classica greca, quindi può arrivare teologia cristiana, tutto il discorso sulla filosofia contemporanea, insomma è un discorso filosofico che meriterebbe un corso a parte per le scuole superiori che c'è già, quindi vuole iniziare a capire cos'è l'essere, si apre un libro di filosofia delle scuole superiori, comincia a fare un discorso, poi può approcciarsi anche a un discorso più complessivo. È il classico discorso, diciamo così, classico di sulla filosofia che lei ha ripreso con le sue riflessioni. Ora, la domanda mia è questa, avendo un po' osservato, ora, nel riscoprire il concetto di essere anche a livello umano, okay, possiamo riscoprire, secondo lei, anche quella nostra scintilla divina e se vogliamo anche trascendente e se vogliamo anche immortale, non ovviamente fisicamente, ma a livello spirituale, a livello proprio del concetto base di essere, quello che non si cala nella realtà. Possiamo riscoprire l'assoluto in questo periodo, secondo lei? Ottima domanda. Grazie. Che però mi mette molto in difficoltà, perché in realtà quel mio libro è un libro di ontologia, cioè sì, si sì, occupa sì. Dell'essere. Dell'essente in quanto essente. Benissimo. Per dirla con Aristotele, il libro quarto della metafisica. Assolutamente sì. È una materia a cui io mi sono sempre dedicato sin dal ginnasio. E qui ho condensato le mie riflessioni apportando qualche elemento nuovo, una nuova struttura. Il problema del tempo, quindi del divenire, nascere e morire dell'essere, degli enti, il rapporto tra ente e divenire, ente e tempo, e il problema, l'altro grande problema, da dove viene l'altro, il non io, l'altro da me, come lo incontro? Ecco, questi sono i temi, sì, sì, sì. In grosso modo, i temi di fondo, e quindi anche il tema del divino, l'assoluto, il rapporto del totale, del Dio, l'assoluto, l'infinito,
come può coesistere col finito? Il soggetto finito si aggiunge all'infinito? No, è impossibile, perché se si aggiungesse allora l'infinito non sarebbe infinito. È interno all'infinito? No, è impossibile, perché se fosse interno si avrebbe quella cosa che Hegel chiamasse acosmia, cioè alla fine rimane solo Dio, solo l'infinito. Il mio libro ha un approccio completamente, parte dai temi classici, ma arriva a un approdo, ecco, completamente diverso e originale, in quanto dico, noi percepiamo il limite, noi siamo consapevoli delle nostre limitazioni, e siamo consapevoli di essere in relazione con l'altro, con la maiuscola, il resto del mondo, Dio se vogliamo. Ma questa alterità non implica e non discende da un principio altro, cioè non ci sono due principi, come in Aristotele la materia è l'atto puro, materia prima è l'atto puro, o il mondo, l'essere sferico e immutabile di Parmenide contrapposto al mondo della doxa, del divenire sempre in Parmenide, o il io e il non io di Fichte, cose del genere, o Dio e il creato secondo i cristiani. No, il limite, che è un limite essenzialmente del soggetto, è necessario e è connaturato all'essere. Mi spiego meglio. Affinché possa darsi una esperienza, quindi una coscienza, una soggettività, è necessario un divenire di questa soggettività. Quindi il tempo è interno all'essere, non è una cosa che accada dall'esterno. Noi siamo abituati anche dal linguaggio, dalla struttura semantica, dalla struttura sintattica, a pensare che ci sono le cose che esistono di per sé immerse nel flusso del tempo, del divenire, che le genera, le modifica, le distrugge, le assorbe. No, l'essere e il divenire coincidono, sono un'unica cosa. Ma proprio perché l'essere è divenire, cioè diventare altro, nell'essere è compreso il limite, cioè l'altro. L'essere non può mai essere il tutto, l'ente non può mai essere una totalità in atto. Quindi il Dio cristiano, o il Dio monoteista, soprattutto il Dio islamico, non può esistere, perché sarebbe la stasi, e la stasi equivale a inesistenza. Assenza di divenire uguale a assenza di essere. Ciò che è illimitato e infinito non può divenire, per definizione, quindi non può essere. Peraltro, tutto ciò che diviene è in relazione col tutto, attraverso il limite, attraverso la cesura, è in relazione col tutto. Quindi è in relazione, in un certo senso, col divino. Ma non è un divino personale o soggettuale, è un divino di pura esistenza, è dato da un'infinità di esperienze soggettuali, ma non è esso stesso un soggetto, cioè una coscienza del tutto in atto, come coscienza del tutto. Ora, questo può essere un discorso sicuramente sfuggente, fumoso, e poi anticipato, sunteggiato così, sarà anche molto deludente. Però, per aspetto pratico o utilitario del discorso è questo. L'umore di fondo di ciascuno di noi, la sua capacità, il suo modo di vivere con serenità oppure con angoscia, l'esistenza, e soprattutto periodi come questo che mettono in discussione tutto dell'uomo, la sua dignità, la sua vita, i suoi beni, i suoi risparmi, la sua natura che viene manipolata, bene, la capacità di vivere con serenità questi periodi, rumore di fondo, è dato essenzialmente da come si sente, da come si percepisce l'essere, dal sentimento ontologico, se lo si sente come un qualcosa di precario, di sfuggente, oppure come qualcosa di stabile e sicuro. Ecco.
Quando leggiamo nel Fedone della morte di Socrate in piena serenità, anzi in quasi senso di compimento della morte, quando leggiamo di martiri, quando leggiamo di asceti come affrontano la morte in serenità, allora abbiamo un'idea dell'importanza decisiva del senso dell'essere, del sentimento dell'essere, ai fini della felicità di fondo, felicità o infelicità. Noi viviamo un mondo in cui la cultura insegna soprattutto a vivere l'essere con un senso di voracità, di cupidigia, di bramosia e di timore di perdere, timore di deteriorarsi. Insegna quindi la infelicità. Il Buddha, la buddeità è il compimento dell'opposto. Sì, è verissimo. La sicurezza, il sentimento della sicurezza ontologica piena. Il calmo dimorare della mente, come lo chiamano, come lo si chiama, lo si definisce nel pensiero buddista, anche perché abbiamo avuto modo di esplorarlo con la collaborazione di Bhante Dhammasila, che è stato nostro ospite qui in radio. Lei ha dato una risposta secondo me molto sostanziale. Più ci si avvicina al senso, più si scorge questa forma, secondo me, di assoluto, più la vita acquista quella sua pienezza per la quale si allontana qualsiasi forma di angoscia. Quindi è nel senso la grande risposta. Più il senso è percepito, vissuto, realizzato, quindi è dentro di noi, nella nostra capacità di vita, nella nostra condotta di vita, più questa forma di assoluto diventa propria nostra e siamo in connessione con esso. Quindi è per questo che spesso si vive con tanta angoscia, per il semplice fatto che la società, come l'elemento, diciamo così, del potere ci allontana dal nostro senso. Lo dobbiamo riacquistare e con esso la libertà di poter avere questo senso. Sì, il buddismo tibetano ha una bellissima locuzione. Sì. Orgoglio del Vajra. Vajra significa folgore. Folgore nel senso del folgore che illumina e che rompe i legami con l'illusione, eccetera. Che cos'è l'orgoglio del Vajra? Noi non diremmo propriamente orgoglio. Diremmo piuttosto la sicurezza. È la sicurezza, cioè la certezza intima percepita del potercela fare, cioè dell'avere in noi stessi inalienabilmente la buddhità. Possiamo tutti raggiungerla, stiamo sempre dirigendoci verso la buddhità, questo è l'orgoglio del Vajra. Quindi c'è la fiducia assoluta di riuscire, certezza, certezza di farcela. Però farcela in che cosa? Non nel trattenere le cose, trattenere i possessi, la nostra identità, la forma fisica, la giovinezza, la salute, questo e quest'altro, no. Perché l'identità viene trasferita, diciamo, su uno spazio totipotente, quello che i tibetani chiamano Rigpa, che è uno spazio della mente. Ma qui andiamo in altro campo, sarebbe forse troppo spingersi a definire questi concetti, a chiarire come si possono collegare alle mie speculazioni ontologiche. È molto interessante, potremmo fare una puntata a parte un giorno sul tema, ma sarebbe molto interessante, magari sarà interessante approfondire. Bene, allora io l'ho accompagnata in questo viaggio, penso che stia anche arrivando alla destinazione, a quanto ho capito, per cui adesso iniziamo anche a, cioè andiamo a concludere in questo momento, a parte l'ultima pubblicazione di questo libro che è appunto Terminus, altri progetti editoriali in corso o comunque qualche attività, diciamo, articolata? Sì, ho in corso di editing un libro che viene che è una raccolta di scritti più letterari, che si stendono per diversi decenni nel passato. Sarà una cosa un po' sorprendente. Bene, bene, bene. Beh, in effetti ci ha sorpreso finora con questa riflessione filosofica dopo aver affrontato temi, diciamo così, molto concreti nelle sue dissertazioni letterarie, quindi sarà una sorpresa continua, ecco. Intanto devo ringraziare. Prego. Con quello che stanno facendoci,
Draghi, Lagarde, soci e soprattutto i loro mandanti, è logico in un certo senso rifugiarci nella dimensione che trascende la loro azione nefasta e in cui possiamo ritrovare la nostra saldezza, la nostra certezza. Vero, benissimo. La nostra salvazione. Senza dubbio, non solo, ma è anche una forma di resistenza mentale, civile da un certo punto di vista, perché più si riscopre, più si riscopre questo genere di piaceri e di attività mentali e spirituali, più ci si oppone, perché alla fine dove loro non possono arrivare è proprio lì, nella mente, nello spirito, nella nostra capacità. Nella nostra capacità di potersi, esatto, di poter evolvere noi stessi in questi, attraverso questi strumenti, dimensioni che sono più che concrete, che sono la mente, lo spirito, elementi che vengono ovviamente sviliti, dichiarati non oggettivi e trascurabili, e che invece sono molto concreti, molto presenti, sono la chiave per il senso e la nostra liberazione. Quindi, assolutamente sì, tutti strumenti utilissimi di resistenza. Bene, che dire, allora io la devo ringraziare tantissimo per la pazienza di questa conversazione, il piacere di questa conversazione in viaggio, e poi anche ringraziare indirettamente Nicola Bizzi che ci ha consentito di entrare in contatto con lei, quindi salutiamo anche Nicola che contatteremo quanto prima per un'altra puntata, quindi anche con lui affronteremo delle interessanti conversazioni. Per questo la ringrazio tantissimo, era stato con noi l'avvocato. È stato un piacere per noi, l'avvocato Marco Della Luna con noi oggi a Confini. Questa è la puntata che chiude degnamente la nostra campagna di primavera, quindi ormai siamo in estate, quindi adesso possiamo avviare anche altri percorsi con Radio Ascolto Live, e continuate a seguirci con le nostre trasmissioni, visitate la nostra piattaforma di Spreaker, il nostro canale di YouTube, crescete numerosi, e poi seguite i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook della radio. Ringrazio tutti, ringrazio l'avvocato Marco Della Luna, io sono Gabriele, questa è la Confini, campagna di primavera, ormai estate, questa è chiusa, ma se ne apriranno altre di campagne, di serie, seguiteci alla prossima puntata, ciao a tutti.